Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Oggi faremo la 21ª giornata di ritiro e niente, siamo con il Napoli, non faremo una partita come quelle precedenti, ma faremo una sfida ai calci di rigore. Saremo contro l'Atalanta e niente, già ho fatto la formazione. Qua siamo nella stagione 2011-12 e niente. Man mano che esce un nostro giocatore, vi dirò il suo cognome o nome. Comunque, partiamo. Ah, e poi vi avviso che io alcuni giocatori dell'Atalanta non li conosco, quindi se sto zitto oppure dico pronto il giocatore dell'Atalanta, significa che non lo conosco. Comunque, partiamo. Pronto sul dischetto Aronica. La mette a segno. Napoli 1, Atalanta 0. Attenzione, pronto il giocatore dell'Atalanta, sbaglia. Sul dischetto Iller. Sbaglia Iller. Sul dischetto il giocatore dell'Atalanta. Sbaglia anche lui. Risultato inchiodato sull'1-0. Pronto sul dischetto Cannavaro. Sta decidendo dove buttarla. 2-0 Napoli. Napoli 2, Atalanta 0. Pronto il giocatore dell'Atalanta. Pronto Rosati. Attenzione Rosati. 2-1. Pronto sul dischetto Zuniga. E c'è il 3-1 del Napoli. Vediamo l'Atalanta che cosa fa. Rosati non la prende. 3-2. Pronto sul dischetto. Pronto sul dischetto. Chi è lui? Aspettate, non mi ricordo. Chi cacchio avevo messo come a centrocampo? Allora, chi? Ah, Gargano! Non mi ricordavo il nome, scusate. Comunque, pronto sul dischetto Gargano. Vediamo cosa fa Gargano. La mette a segno. 4-2. Napoli 4, Atalanta 2. E finisce qui. Il Napoli vince 4-2 contro l'Atalanta. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Comunque se non vedete il risultato sta qui sotto. Eccolo qui. Eccolo qua. Atalanta 2, Napoli 4. Risultato finale Napoli 4, Atalanta 2. E niente. Va bene ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta, lasciate like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!